Acqua oligo minerale naturale Sorge Sana. Sorge pura. Sorge buona. Sorge sana. Kilocal favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Da Pulfarma, in farmacia. Buongiorno, buongiorno dalla spiaggia, dalla isola di non era Rai, sì, non era Rai, in realtà sì, non era Rai, però noi siamo qui a Lip Sync, dall'isola di Lip Sync. Noi vi coloriamo questo ennesimo pomeriggio, in nostra compagnia, in compagnia della musica, dei giochini, delle news, dei consigli, no? Chi più ne ha più ne metta, delle classifiche. E allora, di non è la RAI, anche della gara, di non è la RAI. E allora noi siamo così, il 30 ottobre, giusto? Bene, domani è il 31. E fin qui siamo ancora sotto testata, no? Giornalisti. O sotto testata che tra un po' trova al muro, evidentemente, no? Allora, io voglio invece subito iniziare la puntata parlando di un tema che voi sapete che ogni tanto io parlo attraverso le news, quello di cui si è discusso anche, no? Per cercare di apportare dei miglioramenti per tutte le persone che hanno qualche diversità che potrebbe essere legata a una disfunzione erettile. Orettile, non lo so. Oppure è una discussione, perché ogni tanto io riesco proprio a fare dei camuffamenti date le mie personalità multiple, però devo dire, ecco, noi parliamo invece di persone che hanno come il bambino che insomma voleva quel palloncino colorato, parlando del film It, le balbuzie. Allora, la balbuzia è purtroppo un tema che, come tante altre cose che i bambini prendono subito per ignoranza, per l'età, quindi prendono come punto fermo su cui ironizzare e evidentemente sfottere le persone di cui hanno. Poi oggi con
Vabbè, mi è arrivato un suggerimento male, molto bene, parliamo appunto di una notizia che è: cos'è il voice shaming e come si combatte il bullismo delle balbuzie? E sappiamo che questo è un tema di cui se ne è parlato a Sky Insider, che è ovviamente è un programma che affronta dei dibattiti interessanti che vi invito a seguire. Allora, la prima volta parliamo di questo caso, l'avete visto in prima elementare. Da adulto non superò un colloquio perché considerato ansioso. Purtroppo le balbuzie derivano proprio dall'ansia. Allora, per il modo di parlare si viene discriminati e purtroppo anche bullizzati, ce lo spiega Giovanni Muscarà, ex balbuziente e presidente dell'associazione Viva Voce, dove è nato il primo osservatorio al mondo dedicato al voice shaming. E allora andate su Sky Insider e capite di meglio se avete questo, diciamo, tra virgolette, problema, potete, in famiglia, o vostro figlio, vostro nipote, insomma, potete capire come affrontare al meglio questo problema, che deve essere un'altra discriminazione che deve essere abbattuta, annientata. Ma sappiamo bene che il mondo dei bambini e anche dei ragazzini è abbastanza crudele. Il bullismo, secondo me, è una piaga sociale che non verrà mai abbattuta. Malgrado ci possono essere genitori super tolleranti, super intelligenti, credo che poi le dinamiche che nascono dentro le classi, dentro gli ambienti scolastici, anche fuori, anche nelle sale giochi o dove che sia, voglio dire, poi purtroppo la piaga è quella. Quella è un'età difficile, dove ovviamente le diversità vengono evidenziate con l'evidenziatore. Alcuni prendono quello rosa, le crocerie che non è la RAI, altri prendono quello giallo. Alcuni prendono quello beige, l'evidenziatore. Va bene, tornando seri, ci diciamo, siamo poi 30 ottobre, non è che riusciamo così i denni. È una data ovviamente indimenticabile. Io per esempio ho saputo che c'è Sabrina, una ragazzina che ci segue, molto carina, con dei capelli miele, che ha 16 anni, ci ha confidato, ci ha mandato un messaggio dicendo che stasera perderà la verginità con il suo ragazzo Antonio. Anzitutto io gli ho detto: non fare quella profutaccia, Sabrina, mi raccomando, perché poi rischi davvero di cadere nel panale. Non dire, malgrado noi vediamo che insomma fuori adesso è arrivato, diciamo, l'autunno inoltrato, no? Non fare quella battuta, Antò, fa caldo. Perché se fai quella battuta rischi che la mandiamo tutta in caciara, insomma, poi la disfunzione rettile un attimo, ok? Anche se prende il Viagra, se lui ne ha 17 di anni, potrebbe essere una cosa. Ecco, bisogna davvero mantenere viva l'atmosfera. E chi meglio di me? Voi sapete di quanto io sia bravo a improvvisare. Chi meglio di me può mandare il mare? Ecco, io ho detto: guarda, se proprio hai dei problemi mi chiami, prendo, visto che comunque è una ragazzina che abita qui vicino, potrei intercedere io e aiutarli nell'amplesso per portare a casa bene. Però potrei anche essere, no, imprudente, e potrei chiamare o avvertire tua madre o chi per lei del fattaccio, perché voglio dire, io non so se tu poi a 16 anni, 17, quanti ne hai, sei così poi, se sei provveduta, se, perché tanto ormai vediamo, anche quando vediamo, accendiamo la televisione, vediamo personaggi famosi o anche i dibattiti che fanno gli attori di forum, sono rimasti incinta, come se fosse, no, un qualcosa di innaturale, di inaspettato. Cioè, tu Cipriano, cazzo, dentro la pregna senza preservativo, è normale che può succedere, no? Se volevi evitare, lo mettevi in culo.
Però abbiamo detto che questo non è un programma per ragazzini. Anche se tu, Sabrina, hai 12 anni, non dovresti guardarci, perché noi parliamo di queste cose così. Tu parli, ne parliamo come se fossimo al bar. Tu sai, vai al bar. Io so per esempio che c'è questo Luca, Luca che è stato molto chiacchierato negli anni 80, ecco, questo Luca va al bar, il suo barista si chiama, io non mi ricordo il nome, forse Massimiliano, Massimo, si chiama Massimo, di Milano, capelli, brizzolati, ecco, Massimo dice a Luca mentre gli prepara il caffè, si parlano, tu parli, ecco, di prima mattina a bar dicono, sai, io ieri sera l'ho preso in culo, dice Luca, ecco, Massimo dice, anch'io negli anni 90 andavo nelle dark room e lo prendevo in culo, ecco, questo è il vabbè dai, sto andando in sbattimento, devo dire, sto andando in sbattimento, è la lacca, ha avuto un effetto, anche oggi mi hanno messo troppa lacca, e mi è filtrata nel cervello questa lacca, va bene, dimentichiamo tutto, ma poi io dovevo fare, cioè io so, come ci entro dentro a questi dibattiti, inutili peraltro. Va bene, parliamo di cose serie, prendete nota perché adesso Luigi switcha, faccio uno switch. E allora parlo di Arcadia Stigma volume 2, che è un libro di Erin Dunn per la Magazzini Talani. E allora ha fatto impazzire i milioni, addirittura milioni di lettori in tutto il mondo, mica 100, milioni. Dopo il successo del film tratto da Il fabbricante di lacrime, la giovane scrittrice italiana che pubblica usando uno pseudonimo, ci sono ancora persone che usano lo pseudonimo, ma non capisco il perché, torna in libreria con il gran finale di Stigma. Quindi ritroviamo Mireia e Andras, feriti e segnati dalla vita. Eppure, nonostante il destino sempre remare contro, il sentimento tra loro continua a crescere, manca soltanto un lieto fine, che io li detesto, i lieti fine nei film, nei libri, sono molto più cinico, sono molto più irruento, sono molto più crudele, più realista, i lieti fini mi fanno... No, voglio dire, se Titanic fosse finito, che Jack e Rose si risvegliavano abbracciati, sarebbe stata una schifezza. Thank God, con David Moore e Patrick Swayze, fosse finito, se lui non fosse morto, dove sarebbe stato il film? Cioè, dove... Bisogna morire! Il gran finale è vogliamo il morto! Oh! Se Laura Palmer non fosse stata posta dentro il cellophane, di che Twin Peaks avremmo parlato? Di Teresa Banks? Teresa Banks non ha la stessa espressività da morta, perché Teresa Banks è morta a bocca aperta. Laura Palmer è morta a bocca chiusa, voglio dire, è tutto un altro scenario, voglio dire. Vabbè, togliendo i rapporti linciani e frostiani, passiamo al gioco. Allora, il premio si è ingigantito, da una M è passata a una L. E diamo altri tre indizi di questo personaggio misterioso. Parliamo di un disco. Mi dicono che è un disco. Sto parlando con te. Ma forse non lo dovevo dire. Mi sa che non lo dovevo dire. Vabbè, mi ha dato aiutino. E anche la routine. Distraction, cosa come vedete in sovraimpressione, e anche Poker Club, via!
ma potevano, non hanno studiato, mi sa, eh. Comunque questi sono i nomi che ci sono giunti. Teo Mammucari, che adesso mi sembra, no, forse era l'anno scorso che era ballando, vabbè, comunque Teo Mammucari, ah no, fa un programma, Rai 2, non è. Poi Cristina 40, una delle ragazze di Non è la Rai. E allora potrebbe essere Eros Ramazzotti? Io comunque quello non ho capito chi è il personaggio, eh? È Eros. Quindi domani passeremo da una XLL. Mamma mia, mi ha fatto male questa settimana di assenza, eh? Devo dire, o sto perdendo la brocca. Bene, allora passiamo subito velocemente alle prime 5 posizioni della Airplay, giusto? Le canzoni più ascoltate nelle radio. Bene, e vi diciamo subito che al quinto posto inserito troviamo il brano di Lazza, Male da vendere. Scendono a quarto posto i Pinguini Tattici Nucleari con questo brano romantico, Ma muori. E allora sul podio troviamo in terza posizione Stabili The Weeknd con Dancing the Flame. Seconda posizione Cesare Cremonini in salita con Ora che non ho più te. E allora qualcosa è cambiato, subito slitta al primo posto il brano di Achille Lauro tra i nuovi giudici di X Factor, Amore Disperato. Esordisce nella top 10 direttamente in prima posizione il nuovo singolo di KPDDD, Achille Lauro, Amore Disperato, firmato tra gli altri anche con Federica Abbate e Olli. Hai capito sto Olli e Benji? Olli, quello con Angelina Manco. Molto bene, allora ragazzi, che vi devo dire? Ascoltiamo e guardiamo, in questo caso possiamo anche guardare. Non è soltanto una radiovisione, è anche un programma televisivo. Vabbè, guardiamo. So che tutto può succedere, ma non so che cosa credere. Finirà tutto a puttane, sarò perso per ste strade, con il male che ho da vendere. Dai, buttiamo via le maschere, io non ti volevo offendere. Ti darei pure la pelle e ti ruberei le stelle, se sapessi come scendere. Sembra che fare successo renda solo più colpevole e ti guardano diverso, come avessi un brutto demone. Non sai quanto lo detesto, sto pianeta tutto regole, però nonostante questo tu rimani un punto debole. Se ci danno una condanna non saremo tra i pentiti, ci daranno una medaglia per non esserci mentiti. Mentre qua la gente parla noi frappiamoci i vestiti e scogliamo fino all'alba, di rabbia ci hanno investiti. È tardi per dirti che le cose cambiano, so che ti senti instabile, le mie parole ti ingannano. Riesco a riempire le pagine quando i pensieri mi dannano. Se piangi un mare di lacrime, faccio la fine di Dynamo. Lo so, so che so, tutto può succedere, no? Ma non so che cosa credere, che giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tempo. Da dentro un sacco appena in due. Tu m'hai lasciato fuori, 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 fuori. Da solo con i fiori, 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 fiori. Ci svegliamo abbracciati tra mille crepacuori. Mi dici sei romantico, 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 ma muori.
Malinconia e settembre sono due sinonimi che ti fregano sempre se sei Keith Moon. Noi rimaniamo i soliti stupidi ipocriti che litigano solo per amarsi un po' di più. Ed è già notte, due vite sono comunque troppo corte per stare in equilibrio. Si arriva al punto critico e si scoppia come litio. E tu volevi un cane, io un figlio, per dire. Ci son cascato mille volte ed altre mille ci ricascherò. Lo so, non ti dovrei promettere un futuro che non ho. Voglio restare a giocare con il vento. Non è che cerchi stelle sul tetto. Mai, mai. Yeah, baby, spegni le luci della città, così che il cielo si fumare fino al mattino giù mare chiaro. Non ricordo mai veramente come ho iniziato. Non si smette mai veramente quando iniziamo. Se la libertà è un errore da adolescente, amare senza chiedere, odiarsi senza comprendere. Cos'è l'amore il nostro? Non sono solo parole. È un amore più la merceria di Piazza Sempione. Adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te. Amore disperato. Lo sai meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato. È inutile che ti difenda da me. E se passiamo un'altra notte tra far l'amore e fare a botte, che differenza c'è se siamo io e te? Non sono i desideri e la legge dell'attrazione. La vita sia una foto, un disturbo dell'attenzione. E tu che ci sei stata, sei sempre con me, amica. Quella piccola che... Festa totale. Non vorrei lasciarti andare. Thank you.
nessuno dei due se farsi male, l'altro mio per me. E te, quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro. Sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. E io ho tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. Me e te, elementare. Non volere andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. L'inutilità di queste insicurezze non te lo dire. Ma se un bel giorno affacciandomi alla vita tutta la tristezza fosse già finita, io vorrei da te. Poi mi chiedi come sta, il tuo sorriso spegne i tormenti, le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo, penso sia bellissimo. E sto tranquillo, manco fosse una domenica mattina. Quando mi sveglio accanto c'è la mia bambina che dorme. Sulle serrande la luce continua a bussare, ma oggi è domenica, il sole può anche aspettare. Ma prima che la notte sul giorno abbia la meglio, aspetta che m'arripiglio, aspetta che sia ben sveglio. Sbadiglio, apro gli occhi, mi guardo intorno, ti prego lasciami dormire prima che faccia giorno. Sono al centro dell'universo, visto che ho la cosa più importante del mondo sdraiata a fianco a me. Ho la cosa più importante del mondo sdraiata a fianco a me. Tranquillo come domenica mattina, quando mi sveglio a fianco c'è la mia bambina. Mi scaldo in questa fredda mattina d'inverno e ora posso riposare dopo un sabato d'inferno che ho vissuto, combattuto, costantemente imparo. Ma adesso tutto è calmo e niente muove l'aria. Mi lascio cullare dallo scroscio della pioggia
E ora che tutto taccia, e ora che lei mi abbraccia, lascio che Morfeo mi guida e mi abbandoni. Oh G, mi sa che me ne resto tutto il giorno sotto tono. Lascio ogni mio tormento, mi addormento, scusatemi se mi assento, ma oggi resto spento e preferisco così. È una bambina d'oro a fianco, con vegli abbracciami sì, che mi sento così stanco. Con te ogni giorno è domenica, ogni giorno faccio vacanza. E se solo potessi rinchiudere il cielo in una stanza per te, che sei tutto quello che ho. E ora che sei a fianco a me, ecco perché me ne sto tranquillo, come domenica mattina quando mi sveglio e a fianco c'è la mia bambina. E sto tranquillo come domenica mattina quando mi sveglio a fianco c'è la mia bambina. Sento un gallo che canta e mi avvisa che è il primo del mese. Sembra che il sole sorga qui nel centro di Varese e continuo a sognare. Vorrei svegliarmi, affacciarmi e poter vedere il mare. Vorrei sentire le urla dei gabbiani. Vorrei urlare al mondo che sei la più bella tra gli esseri umani. Un caldo abbraccio, siamo un corpo che si muove in armonia. Devo far sapere che sei solo mia. Ne sento il bisogno soprattutto adesso che ho la cosa più importante del mondo sdraiata a fianco a me. La cosa più importante del mondo sdraiata a fianco a me. Tranquillo come domenica mattina quando mi sveglio a fianco c'è la mia bambina. E sto tranquillo come domenica mattina quando mi sveglio a fianco c'è la mia bambina. Come domenica mattina quando mi sveglio a fianco c'è la mia bambina. E sto tranquillo come domenica mattina quando mi sveglio a fianco c'è la mia bambina. Passiamo velocemente a Non Era Rai, la nostra gara odierna. Due filmati, filmato A e filmato B. Però prima volevo salutare Rita. Ciao Rita. Ciao Rita, non posso salutare Rita. Mi ha offerto il calzone. Io ho detto, ma no, sto attento alla linea perché mi sono ingrassato. E lei, no, no. Stai bene, con un po' di carne, perché bisogna toccare. Insomma, mi offre i calzoni, Rita, del panificio. Ciao Rita, ciao, ciao. Barca calzoni, ho finito una pizza bianca la prossima volta, quella con rosmarino, Molto bene, allora abbiamo solo Fatina. Tina saluta, perché gli hanno offerto i cioccolatini a uomini e donne. Luigi non può offrire, non può salutare Rita, perché mi ha offerto un calzone. Che però secondo me era del giorno prima, però vabbè, Rita, se volevo dire, secondo me era del giorno prima, era un po' secco, però non si guarda, non si
non si guarda a cavallo, a cavallo nato non si guarda i denti. Vabbè, comunque sono andato in sbattimento. E allora, quando io inizio ad andare in sbattimento completamente, perché capisco che la personalità multipla prende possesso, allora io dico subito alla regia video di mandare in onda il filmato A, e questa è una cosa che io uso come deformazione professionale per affliggere, per mandare via anche questa personalità che vuole boicottare il programma. Quindi è una canzone che faccio mia, Vattene Via, di Nicole, di Caltagirone, Nicole Grimaudo, nota attrice di fiction, film e teatro, un po' caduta anche lei nel dimenticatoio. Comunque la rivediamo ragazzina con questa canzoncina scritta da Gianni con compagni, filmato A! Che canta? Vattene Via, appunto, io ho detto tutto. Con i suoi riflessi e vorrei scomparissi, tu che non mi hai dato niente, tu chiodo nella mente, era dura la partita, ora sento che è giocata, non mi sento complessata, ma una preghiera io ti faccio ora che è finita. E vattene fascino la tua bellezza, ma che shock, ma che deficiente, che consideravo te importante, troppe lacrime ho già versate, di nascosto tu non le hai vedute, se vuoi fatti anche una risata, ma una preghiera io ti faccio ora che è finita. E vattene via, via di qua, e vattene via. Nicole con un'altra attrice, Ambra, è Ambra, Ambra Antonini, però noi vediamo un'Ambra giovane, debuttante, oddio debuttante, era già su Italia 1, qui la vediamo in un spin-off rock and roll,
condotto da Orietta Besti con questo brano di Baglioni Foster. Allora la rivediamo con i suoi boccoli d'oro. Seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metrò, sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paletò. Un tizio legge attento le istruzioni sul distributore del caffè ed un bambino che si tuffa dentro ad un da 2 anni in qua, il nome di questa stazione mezzo cancellato dall'umidità, un poster che qualcuno ha già scarabocchiato, dice vieni in Tunisia, c'è un mare di velluto ed una palma e tu che sogni di fuggire via. L'atletico e l'attivo Luigi vi dà le soluzioni. Chi vince questa gara di questo 30 ottobre? Siamo addirittura alla 19ª puntata. Diciannovesima, perché noi siamo mancati la settimana? Bene, allora... Nicolo, vattene via, oppure filmato B, Ambra con Foster. Mamma mia, 250 voti per Ambra! Doppiata, eh? Ricordiamo, non era la sua voce questa qui. Che peraltro era poi anche una gara di canto a Bulli e Pupe, dove erano tutte doppiate. Ma va bene, non mettiamoci il becco. Comunque io... avrei fatto vincere Nicole a mani basse, però vedi, qui si capisce, per chi fosse ancora dubbioso, che Luigi dà i numeri ma non dà i voti. In questo caso però sono numeri. Vabbè. Allora ragazzi, io vi dico che sta subentrando un'altra personalità. Allora, prima che entri completamente, vi saluto, vi mando l'appuntamento a domani se volete, noi siamo fra qua. Ciao!